E tu adesso sei single? Se non ne vuoi rispondere, dimmelo comunque. Non ti... Mi vuoi trovare una ragazza? Io. Sì, ti voglio trovare una ragazza, Amio. Ti voglio trovare una ragazza. Quindi, se per favore mi dici qual è il tuo prototipo di ragazza, mi fai un grossissimo favore. Se ne hai una, cioè. Ma che cazzo di scelte ho fatto che mi hanno fatto arrivare in questo momento? Ma che scelte ho dovuto compiere per farmi arrivare qui? Boh. Mi fai morire dal ridere. Eccoci qua, hai visto? Sono contento. Comunque, se ti va di rispondere sempre, se hai un tipo di ragazza che ti piace, che cosa guardi in una ragazza come prima cosa? Se, non lo so, che cosa ti piace? Che cosa... Ognuno ha le sue preferenze, quindi... Anche Marco. Anch'io ho le mie preferenze, Belle grosse le tue preferenze, eh? sì. Tu cosa guardi una Mi persona? piacciono le ragazze con i capelli corti, uno sensibile che mi sostenga nel mio percorso psicoterapeutico e personale. Ma perché lo sto dicendo? Perché te l'ho chiesto, quindi è colpa mia. Ok, quindi una persona dolce, in buona sostanza, sensibile, Sì. però con i capelli corti. I capelli corti, una zanina magari. È un mio fetish. Ok. I piedi ti piacciono? Delle persone? Penso In qualche modo ho capito tutto quello che hai detto. che ti abbia detto che schifo che Penso che mi abbia fai. mandato a fare in culo idiota. Io ho il fetish dei piedi, anche Daniele. Non mi mettere nel tuo pacchetto Amazon, per Beh, lo favore. sei. Lasciami stare. Sei là dentro. Puzzano. Lasciala stare, ha detto puzzano. Non le piacciono i piedi, No, puzzano. intanto non tutti, È vero, non tutti i e piedi non tutti puzzano. hanno la stessa puzza. Non prendermi per il culo, che è quella roba? Io quello che ti voglio... quello che ti voglio dire è che secondo me un piede, dall'odore, gusto e quello che è dalla forma, parla di noi. Non fare così. Che cosa? Ha scritto aiutami. Ok, ti Ok, aiuto. forse aveva bisogno di aiuto davvero. Ho bisogno di aiuto, cioè... allora, quando conosco qualcuno... quando conosco qualcuno... ci sono molte parti nascoste di noi che spesso non sono solo erogene, quindi che eccitano se toccato, vabbè, quello che vuoi fare, non guardarmi mai! Guardo te, Camilla, Guarda Camilla, guarda Camilla. non vuole guardarmi, Marco. Ma una di queste parti qui nascoste è anche il piede, che con molta più facilità viene scoperto, ma a mio parere i piedi sono come le mani. Con la differenza che si fanno vedere molto meno, ma dicono molto di più. Esempio, tempo fa avevo questa ragazza qua che in ufficio camminava molto e aveva questo odore di Perché ufficio. non riesco a restare seria? Te lo spiego io perché, Camilla, perché ti sta descrivendo Marco quanto gli piace la puzza di piedi. Non è la puzza Quindi dei piedi. Ti faccio un altro esempio. davvero? Ti faccio un altro esempio, Camilla. Sì. Che poi è interessante questo che ho fatto, cioè della mia ragazza che camminava molto in ufficio. Tu non cammini. Quindi i tuoi piedi sicuramente parlerebbero di una persona diversa da quella che era la mia ragazza di prima. E quindi già da un qualcosa che non parla, quindi il piede, che non ha neanche lo schermino, il tuo piede non ha uno schermo, posso conoscere te. Solo dall'odore, da come è fatto, da come lo si cura. Dice tanto un piede. No, il cazzo, ora dimmi, mi dici qualcosa. Cosa non sa cosa dire? Senza parole, bro. Come Complimenti, diceva Scolastro. bravo. Marco lontano da lei, le ho fatto un esempio.
Ma pure non portarla via dopo che Marco ha iniziato il disco. I piedi al girasole, bellissimo piede girasole, bella Bello, combinazione. bello, Ci sono altre due domande? Ci sono mille domande, Camilla. Non ti preoccupare, ci Facciamo, penso io. facciamo. Merda! Penso io Pifferi. alla. L'orchestra di Pifferi è diventata quando ho fatto il mio discorso, porca puttana. Oh! Che c'è? Calmati. Ti ha dato così tanta retta a te, lavori anch'io.